Ebbene, cari amici, siamo a Canosa presso l'Istituto Comprensivo Foscolo Lomanto e siamo in compagnia con il sindaco, dottor avvocato Roberto Morra, per un'iniziativa proprio qui alla Foscolo. Ecco, sindaco, parliamo di scuole sicure. Sì, una bella manifestazione organizzata dall'Istituto Comprensivo Lomanto e dall'Ordine degli Infermieri dell'Abate. Una bella manifestazione molto pratica, molto, molto concreta, che serve a insegnare ai genitori, agli insegnanti, a tutti gli operatori delle scuole come le manovre da effettuare in caso di ostruzione delle vie aeree. E noi sappiamo quanto è pericoloso e quanto è importante in pochi minuti a operare delle manovre che salvano la vita delle persone. E questa è una bella manifestazione, molto interessante e molto meritevole di attenzione. Infatti ci sono tanti genitori. Infatti, anch'io come genitore ho sentito il dovere di venire per ascoltare, per imparare. Io credo che questa manifestazione vada assolutamente ripetuta in tutte le scuole della città. Mi farò io promotore per portare questo tipo di manifestazione all'interno di tutte le scuole tutti gli anni. Tutti i genitori, tutti gli operatori devono essere informati su quali sono le manovre per salvare la vita ai bambini, ma anche agli adulti. È vero, un'iniziativa veramente importante, però insieme a lei, sindaco, abbiamo anche la responsabile, o meglio, la consigliera dell'Ordine degli Infermieri, dottoressa Custode. Ecco, abbiamo anche Buonasera. l'assessore alla cultura, prego, Mara Gerardi. Ecco, un'iniziativa che state già portando avanti da tempo. Sì, praticamente noi come i PASVI BAT, che siamo diventati ordine da poco, dal 22 di dicembre, con una legge. E praticamente promuoviamo questo tipo di corso molto importante perché sono degli eventi avversi che possono manifestarsi nelle scuole in qualsiasi momento che noi ci auguriamo non accadano mai e praticamente promuoviamo questo tipo di corso da circa 2 anni. Siamo presenti in tutta la BAT, lo abbiamo promosso in alcune città, Barletta, Andria, adesso anche su Canosa e oggi siamo qui appunto in questo grandissimo comprensivo dove abbiamo trovato tanti genitori, tanti docenti e insomma noi come professionisti sanitari promuoviamo appunto la salute sul territorio anche con questo tipo di corso che credo insomma sia un bene per tutta la cittadinanza. È vero, condivido. Intanto sentiamo dietro come fondo un esperto, un Sì. infermiere, facciamo i loro nomi, insomma, Sì, visto che sono qui. naturalmente io non sono qui da sola, assolutamente, sono qui con alcuni colleghi, alcuni di loro sono anche istruttori IRC, quindi comunque sono specializzati nella rianimazione e in quelle che sono le manovre di disostruzione delle vie aeree. Adesso c'è anche la prova pratica, i loro nomi sono Petruzzelli Savino, che lavora in sala operatoria a Barletta, Paolo Barile nel servizio di endoscopia, poi abbiamo la collega Daniela Paolillo che lavora in otorino a Barletta e poi c'è Michele Calabrese che è un 118ista e che lavora nell'India, nel 118 di Melfi. Io invece sono Maria Custode e mi occupo di pazienti cronici sul territorio qui a Canosa. Ecco, grazie. Quindi Canosina. No, No. di origine ruvese. Ho sposato un Morra, un canosino. Ah, Ah, ecco. che non ha nulla a che vedere con In buone mani, Esatto, quindi. non siamo parenti, ma in buone mani. Mi sento di dire che è in buone mani. Sicuramente, guardi. Sono felice di aver sposato un Morra. Ma non è il marito, No, no, diciamo, no, perché no, lo no, no. diciamo per. Non è mio marito Roberto Morra, Nemmeno ci conoscevamo fino a 10 minuti fa. E poi abbiamo l'assessore, venga vicino a me, assessore Mara Grazie, Gerardi. grazie. Buonasera. Ecco, un'altra iniziativa. Ecco, per le Sicuramente è scuole. importante per tutti i ragazzi. Qui parliamo di scuola primaria e scuola dell'infanzia. Ecco, mi sento di dire come operatrice della scuola dell'infanzia che in particolar modo i bambini più piccoli sono vulnerabili a questo tipo di problematiche. Per cui invito, ecco, in seguito magari i genitori per altri corsi che si faranno in futuro a partecipare a questi corsi, perché non soltanto noi come operatori della scuola siamo coinvolti, ma anche in casa possono accadere queste problematiche. Per cui benvengano queste iniziative, noi le sosterremo come amministrazione, anche se anche altre scuole vogliano prendere questa iniziativa. Grazie all'assessora, vogliamo chiudere invece con il sindaco, quindi professionalità, quella degli infermieri, Sì. è un connubio perfetto per fare formazione. Esattamente, la scuola come un luogo dove a 360 gradi si può imparare, che siano bambini, che siano ragazzi, che siano genitori, è un luogo dove deve
passare la cultura, passare l'informazione e la formazione. E questo oggi sta avvenendo in questo istituto comprensivo e io sono molto soddisfatto di questo. È vero, tanto grazie Sindaco. Grazie a voi per esserci sempre.